Eccoci qua, le armi è un titolo incredibile, no? Le armi di Danilo Valla. No, in realtà le armi. Vi racconto un po' la storia che è interessante. 50 anni fa circa, era la fine degli anni 60, ero nel movimento rivoluzionario e ci credevamo sul serio, eravamo molto seri, molto convinti. E un giorno mi chiamano, suonavo anche in una band rock. Allora mi chiama un gruppo di persone e mi dice, mi consegna questo manoscritto. È originale, è di 50 anni fa. Consegna il manoscritto e mi chiede se posso fare la musica. È un'opera teatrale, Teatro Rosso. Si intitola Le armi. Le armi. E mi chiedono se posso fare la musica perché è un brano composto, recitato, ma con alcuni brani, 3 o 4, 5, non mi ricordo, alcuni brani musica cantati. Allora mi hanno chiesto, facci la musica. E io l'ho fatta ed era piaciuta molto, no? Uno dei brani più interessanti che mi piacciono molto, e a un certo punto c'è un coro che corre un po' lungo tutta l'opera, no? E il coro dice così: non tutto il rosso è rosso, compagni, non tutto il rosso. Chi lotta impugna le armi, chi mente impugna bandiere. Non tutto il rosso è rosso, compagni, non tutto il rosso. È bello riunirsi a cantare attorno a tavoli e bicchieri, continua questo brano musicale che io ho fatto la musica. C'era di moda andare nelle osterie, cantare, parlare del Vietnam, del Che Guevara, eccetera. Allora questo brano continua e dice: è bello riunirsi a cantare attorno a tavoli e bicchieri e parlare del Vietnam, dei guerriglieri, ma intanto qualcuno nel mondo muore per la rivoluzione. Compagni, cosa stiamo facendo noi per la rivoluzione? Dice questo canto. C'è chi muore oggi, noi intanto diciamo domani. La lotta è in ogni dove, la lotta è in ogni momento. Chi dice sempre altrove, chi dice non è il momento. Compagni, fa un tradimento, compagni, fa un tradimento. Non tutto il rosso è rosso, compagni, non tutto il rosso. Perché mi è tornato nelle mani questo manoscritto proprio ieri. Mi sono ricordato questa musica che ho fatto per quest'opera, no? Perché è interessante? Perché mi sono ricordato che questo rosso ha fallito perché in Unione Sovietica si è arrivati a Stalin e alla follia dell'economia socialista che in realtà ha prodotto lo sfacelo. Il rosso cinese ha portato a una situazione in cui c'è un capitalismo più sfrenato del capitalismo occidentale sotto la bandiera del comunismo. Quindi diciamo che il rosso storico, il rosso rivoluzionario, purtroppo ha fallito. Io ci credevo davvero, ma come voi sapete, ho trovato la vera rivoluzione in Gesù, no? E solo lì è la vera rivoluzione, la rivoluzione dell'amore, perché non c'è rivoluzione violenta, la violenza è normale, è la non violenza che è l'amore e solo Gesù può dare l'amore, che è la vera rivoluzione, no? Quindi io ho trovato la soluzione, ma ci credevo davvero. E questa canzone, quest'opera teatrale è una critica, proprio si intitola Le armi. In pratica diceva, ragazzi, è inutile mettersi a parlare, far vedere, prendiamo le armi perché qui c'è gente che muore. È lo stesso discorso, il rosso ha fallito, ma Gesù non ha fallito. Gesù ha realizzato il futuro, la vita, la verità, l'amore. E allora mi viene in mente, anche oggi, tutti quelli che si chiamano cristiani, che si definiscono cristiani, che si definiscono credenti, sono veramente credenti? Beh, c'è da dubitare, perché c'è tanta forma. Anche i cattolici si dichiarano cristiani, ma cosa c'è di cristiano?
Molte sette evangeliche si dichiarano cristiane, ma cosa c'è di cristiano se non il voler accumulare soldi o chissà che, quali motivi incredibili per pagliacciate? Dov'è la verità? Sicuramente molti che si dichiarano credenti sono veramente credenti, che sono io per giudicare. È il Signore che giudica, no? Il problema è che oggi muore qualcuno, come dice, c'è chi muore oggi, noi intanto diciamo domani. La lotta è in ogni dove, la lotta è in ogni momento. Non dobbiamo sempre dire altrove, non dobbiamo dire, beh, non è il momento, faremo dopo. Oggi muore la gente di fame, oggi muore la gente in guerre spietate, oggi muore la gente per mille motivi. E oggi dobbiamo intervenire. Dove sono i giovani italiani in Somalia? Dove sono i giovani italiani in Libia? Situazioni drammatiche, ma noi giovani italiani credenti dovremmo averli là dove la cultura italiana c'è ancora ed è più facile per un giovane italiano lavorare per il Signore, portare il Vangelo in Somalia, in Libia. È più facile culturalmente, ma non c'è nessuno. Anzi, ci sono molti non credenti che lavorano fra i rifugiati, ma io non ho notizia di credenti che siano là a lavorare in Libia, in Somalia, situazioni tra le più drammatiche oggi nel mondo. Quindi non tutto il rosso è rosso, diceva quest'opera e mi viene in mente oggi, non tutto il cristiano è cristiano, è fin troppo chiaro. Diamoci da fare, fratelli e sorelle, prendiamo le armi, non le parole, prendiamo le armi. E quali sono le armi? Prima di tutto la preghiera, la preghiera, la preghiera, la preghiera, la preghiera, la preghiera, 1.000 volte la preghiera. È l'arma più potente che abbiamo e non la usiamo. Cosa vuol dire pregare? Vuol dire mettere le cose nelle mani del Signore. Pensaci tu, dedicare del tempo, ti prego, per la Somalia, per l'infibulazione in Somalia, per le vittime delle stragi, per contatti, ti prego per la Libia, per la situazione drammatica degli sfollati, delle vittime, degli scontri, eccetera. La prima arma è la preghiera, manda giovani italiani. La seconda arma è il sostegno, sostegno pratico, fisico, con i nostri beni, perché vadano questi giovani, dobbiamo sostenerli. Questo è il punto centrale. E il terzo aspetto è andare, mettersi a disposizione. I nostri giovani hanno ambizioni di lavoro, di casa, di famiglia, tutte cose legittime, ma l'amore deve spingere ad andare oltre, bisogna presentarsi, dare la vita, andare dove c'è la sofferenza, andare, far sorridere un bambino che piange disperato. È l'obiettivo più grande, più nobile che noi possiamo avere come credenti. Quindi prendiamo le armi della preghiera, le armi dell'amore, che sono le uniche cose che dimostrano che siamo credenti, non sono le parole, non sono gli incontri, che pure sono necessari, certo. Ma è il fatto della nostra vita d'amore che freme, che vibra, che non può tollerare la sofferenza. Come ero io, rivoluzionario 50 anni fa, ma senza speranza. Mentre oggi no, non ho la speranza, ho la certezza che Gesù opera e tutti i giorni lo imploro per ore perché Gesù opera. E noi dobbiamo collaborare, prima di tutto con la preghiera e poi con la nostra vita data in sacrificio. In maniera totale, spirito, anima e corpo. Dobbiamo voler amare il Signore con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro spirito. Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione, dobbiamo presentarla al Signore e chiedere che sia secondo la sua volontà, al suo servizio, per la salvezza delle persone che stanno intorno a noi, che stanno soffrendo. Ogni giorno nascono 370.000 persone circa e tutte hanno bisogno di Gesù. Andiamo. Ci sono ancora migliaia, almeno 2.000 lingue che aspettano di essere raggiunte dalla parola di Dio scritta. E dove siamo? 2.000 anni fa è stato detto da Gesù,
andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Sono passati 2000 anni, abbiamo ancora 2000 lingue da raggiungere. Vi sembra giusto? Vi sembra chiaro? Vi sembra bello? Vi sembra nobile? È un'assurdità, è una cattiveria. Quindi svegliamoci, come dicevo, per il campo tsunami o per il corso tsunami. Efesini 5,14, risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Abbiamo bisogno di questo tsunami di luce per andare dove la gente piange, dove la gente soffre. Preghiamo per questo, preghiamo per il mondo che soffre. Risvegliamoci e riceveremo quest'onda meravigliosa di luce che ci porterà a collaborare con Gesù nella potenza dello Spirito Santo e nell'attesa del suo ritorno. A presto.